Salve, sono il direttore della Federazione Carta Grafica, rappresentiamo la filiera della carta, a partire dalle macchine per stampa, la trasformazione e poi, anzi, prima di tutto le cartiere. Fatto un settore che fattura circa 16 miliardi di euro, 1,1 del PIL nazionale. La misura che noi consiglieremmo di mettere nella strategia per l'economia circolare, i cui termini della consultazione sono appunto in questi giorni, sarebbe quella di una più stretta correlazione tra la strategia per l'economia circolare e il piano nazionale per la gestione dei rifiuti. Cioè, nel piano nazionale per la gestione dei rifiuti si parla di flussi significativi e rilevanti ai fini della raccolta differenziata e dello sviluppo dell'economia circolare. Ecco, questo vuol dire che insomma, in qualche modo si prende in considerazione, per esempio, la raccolta della carta. Ecco, per completare la raccolta della carta occorre innanzitutto migliorare la qualità, e questo è un tema che si può inserire nella strategia sull'economia circolare, perché il tema qualitativo condiziona anche lo sviluppo e l'ulteriore incremento del riciclo. Ma l'altro aspetto più importante e più rilevante è, ed è questo l'aspetto peculiare che dovrebbe considerare il Piano Nazionale per la gestione dei rifiuti, e dovrebbe essere trovare, diciamo, un immediato corrispondenza all'interno della strategia per l'economia circolare, proprio quella della realizzazione di impianti che vadano a completare il ciclo del riciclo. Questo, in effetti, è il problema più grande e più grave che abbiamo come filiera del riciclo, quello del completamento, la gestione degli scarti. Per effetto proprio della sottocapacità impiantistica del paese, molto spesso le raccolte differenziate sono, come dire, si fanno carico di una serie di problematiche, sono cioè alle volte più impure, più sporche. Ecco, tutto questo materiale finisce nelle raccolte, finisce poi negli impianti di trasformazione che, diciamo, al di là di tutto, hanno dei propri scarti, ma questi scarti sono ulteriormente incrementati proprio dall'ulteriore presenza di questi materiali. Quindi completare la filiera del riciclo con la gestione degli scarti, gli impianti che possono gestire gli scarti, è fondamentale perché semplicemente ci consente di chiudere il ciclo del riciclo, ci consente di fare quello che fanno altri paesi europei e in ultimo ci consente di utilizzare fino in fondo il rifiuto, insomma, tutte le frazioni del rifiuto, anche quegli scarti che non sono utili al riciclo. Ci evita soprattutto in qualche modo di fare l'economia circolare a scapito nostro e arricchendo, tra virgolette, in termini ambientali i nostri competitori, perché poi questi materiali, bene o male, magari vengono esportati. Quindi noi paghiamo per esportare e in qualche modo sovvenzioniamo l'economia circolare altrui. Le opportunità per il nostro settore sono rilevanti. Innanzitutto sono rilevanti per il fatto che siamo considerati come settore faro e quindi come tale ci sono 150 milioni che sono destinati al miglioramento della filiera del riciclo e quindi questo è estremamente importante. Credo che possa servire da ulteriore volano per una serie di iniziative che sono già in campo ma che possono essere ulteriormente migliorate. Il secondo aspetto del PNR è un aspetto, diciamo, procedimentale, se vogliamo, perché come prevede il decreto legge 77, convertito a fine luglio, beh, tutte quelle opere che ricadono nel PNR, appunto nel PNIEC, hanno una corsia preferenziale, quindi un abbreviamento dei tempi, uno snellimento delle procedure. E questo è l'altra parte, diciamo, se così si può dire, del vantaggio. Quindi, ci sono dei fondi, ci sono lo snellimento delle procedure. In ultimo, è chiaro che dal miglioramento di un sistema, dalle infrastrutture, dal miglioramento anche della produzione energetica, dalla decarbonizzazione dell'energia, ci aspettiamo significativi passi avanti anche per quanto concerne appunto tutta la filiera, perché poi la filiera è un grande utilizzatore di materie prime seconde, ma utilizza anche molta energia. Quindi è essenziale per il settore, per la filiera, che si possa anche decarbonizzare.
la produzione di carta, ulteriormente decarbonizzare la produzione di carta. Ma i rischi, diciamo, legati in questa fase nuova, insomma, di riavvio, di avvio delle politiche di economia circolare nell'ambito del tema della transizione ecologica, è quello di, come dire, rimanere inchiodati alle, diciamo, alle patologie del passato, sostanzialmente. Quindi quello che molto spesso, diciamo, cerchiamo di fare e di ragionare tra quella che è la forma e la sostanza. Che cosa succede? Facciamo un esempio. Recentemente la Corte di Giustizia ha detto che non basta un trattamento di rifiuti urbani per farli diventare speciali. Ecco, questo alle volte diventa forma. Ecco, molti hanno, come dire, utilizzato questo trattamento per mutare la forma e anche la sostanza. E questo tante volte consente di entrare e di uscire dai piani di gestione dei rifiuti regionali e nazionali. C'è poi la sostanza. E qual è la sostanza? La recente proposta di regolamento sui rifiuti, sui movimenti di rifiuti transfrontalieri, parla di, come dire, cercare di fare l'economia circolare all'interno dell'Europa. Ecco, però per fare l'economia circolare all'interno del paese e dell'Europa occorrono gli impianti, occorrono raccolte differenziate fatte bene, occorrono impianti per il riciclo e occorrono impianti per la gestione dei rifiuti. Ecco, questa è la sostanza. Ecco, di questa sostanza vorremmo, diciamo, che fosse riempito la strategia sull'economia circolare e tutti i piani nazionali, tutti i piani regionali e quello nazionale per la gestione dei rifiuti. Quindi vorremmo un po' meno forma e un po' più sostanza. Ecco, molto spesso siamo molto formali su alcune vicende e vorremmo un po' più di sostanza, quindi un po' più di capacità di incidere realmente sui cambiamenti e sulle scelte del paese. Di tutto questo, penso di molto altro ancora, cercheremo di parlare il 14 dicembre a Roma, in occasione della presentazione del rapporto sull'Italia del riciclo. Quindi saremo presenti come Federazione Cartagrafica a questo grande e importante appuntamento annuale, del quale, diciamo, ormai come settori industriali e come stakeholder non possiamo e non dobbiamo più fare a meno.